Giulio Rocchi, opposto dell'Acliturno Volley, una prestazione diciamo importante per voi, 3 punti a Monteluce che vi fanno allungare il passo sulla diretta avversaria. Meno male, la cercavamo questa vittoria perché era un periodo che dopo la batosta con l'RPA ci siamo risollevati subito per fortuna. Ecco, una buona prestazione. È un Clitunno che con te al posto di Mancini, che ha lasciato la squadra, sta comunque dimostrando di essere competitivo. Ai playoff sì, come ci arriverete? Purtroppo l'assenza di Paolo si fa sentire tantissimo, comunque è uno che fa sempre 30 punti a partita, quindi però via, io da parte mia mi sto divertendo. Era un po' che non giocavo così tanto, quindi via. In effetti anche il vostro palleggiatore, il tuo palleggiatore Re, ti sta sicuramente tenendo in considerazione. Sono tanti palloni in attacco, sì, che ti chiamano in causa. Io sono 32 anni, non ce la faccio più, ecco, faccio 4 set, finito. Quindi, mo' vediamo. Comunque oggi diciamo che da parte vostra c'è stato sicuramente una buona gestione della partita, soprattutto avete cercato di approfittare degli errori avversari. Sì, abbiamo cercato di sbagliare il meno possibile, anche perché la partita scorsa abbiamo fatto 30 errori in 4 set. La cosa era, cioè non si poteva assolutamente ripetere, perché sennò significa perdere la partita. E siamo stati bravi forse proprio in quello, perché sennò loro sono una squadra molto giovane ma forte, sono bravi. Allora questo Clitunno Volley ai playoff che ruolo reciterà? Arriviamo a giocarcela con le prime della classe sicuramente, quindi cercheremo di fare il meglio per andare più avanti possibile. Poi però è dura, molto dura, perché le prime sono veramente forti. Bocca al lupo. Previ.